Una promozione per tempo, questa è la strategia di mister Menichini per consentire all'Ampia Rosa di poter cominciare a prendere confidenza con il calcio giocato. Belez tra i pali, protetto da Ristoschi a destra, da Migliore a sinistra e dai due centrali Tedeschi e Vintò. Il centrocampo che ha affrontato nel primo tempo l'Asilana di mister Secreti era formato da Era, Moloviso e Khalil a supporto di De Giorgio, Ciano e Djuric. Insomma, gli unici diversi dalla passata stagione sono stati Ristoschi, che ha sostituito l'infortunato Correa colpito in allenamento ad uno zigomo, e Ciano al posto di Galardo alle prese con un infortunio al collo del piede sinistro. Tu ritieni che per come così attualmente siamo allestiti possiamo puntare a ripeterci? Io ho guardato diciamo il mercato, ho guardato anche le partite che hanno fatto fino adesso. Li sto vedendo da, anche se è il primo giorno, c'è qualità, ragazzi giovani con qualità, si è tenuto a un'ossatura importante in fronte all'anno scorso. È vero che è andato Vianello, che ha fatto un bellissimo campionato, ma gli auguro il meglio perché se lo merita, e quindi essere sempre ambiziosi. Però siamo sulla strada giusta, parlando anche con i miei compagni, con i dirigenti, c'è voglia di fare bene, e quindi perché non puntare in alto, perché non essere positivi? Il centrocampo lo abbiamo sistemato con Loviso, abbiamo saputo dell'infortunio di Galardo, c'eravamo, insomma, possiamo riproporre la parte finale del 4-3-3? Non lo so, io non voglio rubare il mestiere a Menichini. No, il mister già dall'anno scorso ha cambiato modulo, ha fatto un 4-3-3 in cui eravamo ben equilibrati e ben messi in campo. Totò sappiamo benissimo che è il nostro capitano, che quali sono le sue qualità di capitano e di giocatore, quindi lo aspettiamo, ma anche gli altri hanno dimostrato l'anno scorso che quando mancava lui che c'è grande voglia di dimostrare in campo di fare bene anche se non c'era lui. Massimo, una lunga trattativa, Torino, Crotone, poi finalmente abbiamo sciolto questo nodo importantissimo e ritengo che tutti ti debbano ringraziare perché la tua esperienza sarà importantissima. No, ringraziare no, io ho tanta voglia, l'ho dimostrato penso l'anno scorso, la voglia e l'attaccamento che ho per questa città, perché mi ha dato tanto e penso di avere ricambiato. Avevo voglia di venire qua, è vero che avevo un altro anno di contratto a Torino, però ho cercato, credetemi, di fare il possibile. Abbiamo fatto il possibile, ho fatto 4 anni di contratto, quindi penso una buona lunghezza di contratto e un buon progetto. C'è voglia di fare bene e quindi ringrazio il direttore, ringrazio i presidenti, ringrazio il mister che mi ha voluto, quindi cercherò di ricambiare questa grande fiducia e metterò a disposizione di tutti. I nostri complimenti a Massimo Loviso, uomo serio e calciatore preparato. Nel secondo tempo spazio a Bindi, Marino, Checcucci, Terigi, Colomba, Bramati, Maiello, Mauro, Caccavallo, Brosio e Pettinari. Giovedì prossimo si replicherà, questa volta forse con l'Isola, per una gara un po' più impegnativa.